momenti storici a Roma. Al circo ci sono stati i clown. Vediamoli qua. Mosci mosci col cuoricino mentre li stanno a violentare. Ma partiamo da... Partiamo dall'inizio. Per favore. Vediamo questa bellissima giornata a Roma di questi zombie. Con le mascherine che vanno a protestare. L'elite sta tremando. Loro si sentono cinghiali mascherati. La bandiera che li tiene prigionieri. Massoniche, però vabbè, insomma. Vediamo altri guerrieri, tutti mascherati. Grande protesta. Anche su Twitter tutti eccitati. Oh, abbiamo visto tante pecore. Qui hanno appeso delle mutande perché non hanno un senso estetico. Guarda che sono, insomma, uno che sta messo così. Che gliene frega niente della propria salute. Quest'altro che succhi magici si è presa. Infatti, come ho detto su Facebook, la maggior parte di questi zombie che vanno tutti i giorni con la mascherina a fare la spesa hanno il Green Pass. Qui vediamo che sono fan di Trump. Where we go one, we go all. Con la faccia da culo di questi zombie. Qui abbiamo una molto intelligente che dice: cosa vedo lì? Aspetta. No, ok. C'è sempre. State seguendo InfoWars. InfoMars. Qui siamo a Roma. Vicino alla piazza di Spagna, mi sembra. E qui vediamo questa zombetta qua, che il suo eroe preferito gli ha detto che il Covid si cura. Perché ovviamente, come ogni opposizione controllata, ovviamente non metterò mai in dubbio che, insomma, questa situazione, non c'è niente di nuovo in questa situazione. E diciamo, i V che noi abbiamo nel corpo escono fuori quando il corpo sta facendo pulizia, non c'è niente di strano. Pecorella? Ma queste sono le pecore! Guarda com'è tutta sexy lei! Che cazzo gli frega lei della verità! Guarda com'è moscia! Questi sono morti! Questo è un popolo morto! Che ancora non ha capito che è morto! Mosci! Zuzzi! Andiamo avanti! Questa zomba qua, porcane, guarda, è tutta... te dice tutto la... Il corpo, come si vestono, questi poveri cani che sono più morti dei padroni, te dice tutto. Sì, Europa, no Big Reset. La brividi. Qui abbiamo un altro amante degli animali. No ai vaccini fatti con i nostri fratelli animali. Mai, mai, mai e poi mai. Senza quelli, senza usare gli animali, quelli sì, vanno bene. Zombie, morti siete, siete morti, mi fate vomitare. Vaccinati e non vaccinati, uniti contro Green Pass, uniti. Per cacciare drago, zombie, che zombie, che sei zombie. C'hai il telefono 5G in testa, sei zombie. Sarei promesso, anche perché è stupido incazzarsi con i morti, no? Però... E qui vediamo i zombie che hanno detto: pecore ribelli, mostrate tutti il QR code e il Green Pass. E loro l'hanno fatto. Ovviamente magari non è così, però io ti posso garantire che in questi telefoni ci sono tanti Green Pass. Te lo posso garantire perché io basta vedere la stupidità loro. Guarda che chiedono più Stato. Trump, Putin, la croce. Che ci salverà. I mostri ci salveranno. I pupazzi che hanno portato, no? Tutta questa crisi, tutto quanto, che erano d'accordo, che credono nel nemico invisibile, tutto quanto.
loro ci credono, e questi sono i ribelli, tutti eccitati perché a Roma ci sono stati tutti questi zombie. Zombie morti! Qui vediamo la croce dei Templari, come se niente fosse. Una fenice qua. Simboli che dovrebbero, insomma, dire qualcosa. Questi maria di zombie non dice niente. Guarda come sono morti. Morti sono, guarda. Qua dicono vaccinati e non vaccinati, tutti uniti per la verità. Ma un vaccinato che cazzo gli frega della verità, un vaccinato? Pecora, pecora. Qui abbiamo le varie lauree, che ovviamente c'erano anche le ribelli lauree, che credono alla Madonna, a Isis, Ishtar, Lucifero, in poche parole, insomma. Oh, che dici, che dici, che dici, che dici? Senti, ma se tu non capisci, cara Laura, insomma, con tutti quei marmi quando vai in chiesa, con tutti questi pedofili là dentro la chiesa, con tutta quella ricchezza là dentro, insomma, c'è qualcosa che non va, anche tu sei morta purtroppo. Ma insomma, stai in buona compagnia, non ti preoccupare. Ecco, qui c'è una tua propria fan, perché qui c'è l'immagine di Suor Faustina, eh? Guidata da Gesù quando le è apparsa, Gesù le ha detto: fammi esattamente come mi vedi. Vedi che c'è un raggio rosso e un raggio blu qua, che vediamo sempre questo rosso e blu perché hanno significati esoterici, diciamo. Non accessibili alla pecora, diciamo. Ecco, qui abbiamo una pecorella Laurella che c'ha, ecco. Gesù confida in te. Ah, lovely, lovely, lovely. Ecco la pecora resa ormai completamente inerme per il lupo e pronta ad essere sbranata. Gli hanno detto anche che non fare niente, che adesso il tuo creatore viene e ti salverà. Ma il tuo creatore ha già fatto tanto per te, pecora stupidella. Ti ha dato un cervello, usalo. Ah, Paorella. Ecco un'altra Laurella. Laurella. Con la Madonna là che la salverà. Laurella. Sorridente mentre i campi di concentramento si stanno costruendo intorno a te. E magari proprio qua, in Circo Massimo, ci sarà un campo di concentramento extra large. Che secondo me sarà semivuoto perché molti preferiranno. Ah no, no, non ci voglio finire lì. Prendo il succo magico. Tanto di voi li prenderete il succo magico. E qui abbiamo i cazzari, i cazzoni. Non i morti, ma proprio che non è rimasto nemmeno le ossa ormai. Questi sono super morti. E guarda che schifo. Ah, ci siamo rotti il cazzo, liberateci. Capito? Basta questo per liberarti, no? Nessuno gli ha insegnato purtroppo che la libertà ha un prezzo, che devi difendere con la vita. Devi rischiare la vita per avere la libertà. Perché non ce l'ha, nessuno te la dà così facilmente. Mi sono rotto il cazzo, liberami. Guarda che zombie, guarda che morti, ridono mentre ti stanno a far fuori. Zombie, morti. Ah. E poi ovviamente questo qua. Questo è la pace, no? La pecora, diciamo, la pecorella, anche se manca una linea qua, però volevano, siccome sono stupidi, non sanno nemmeno i loghi, però volevano pace, pace, liberateci. Siamo pacifici, questo pacifismo, questo gandismo nella testa della pecorellismo gli è stata messa dal lupo che se lo sta per sbranare, così, stanno buoni così. A pochi giorni dal macello la pecora sta così, già avete rotto il cazzo.
Zombie da merda, guarda l'altro zombie, noi siamo amore, sì, sei pronta per essere sbranata, zomba, ridi, ridi mezza morta che molto probabilmente già l'hai fatto. Cercherò di caricarlo su YouTube, sto video, cerchiamo di fermarci un po'. Anche se insomma su YouTube ci sono morti. Insomma, a un certo punto, qui abbiamo la zona dei ribelli qua, vediamo, qui ci sono ribelli, sono pirati, tutti mascherati, però la mascherina è nera, attenzione, qui si vede che sono duri, guardate questi duri qua, con gli occhiali neri, mascherina nera, comincio a tremare veramente, tutti tatuati, guarda, mamma mia, che roba. Poi ad un certo punto, e qui mi fermo un secondo, ho trovato il solito acchiappapegola, no? L'amo per acchiappare i pesci che devono abboccare, non c'è il solito partito acchiappapegorella. Questo partito si chiama Movimento Nazionale, Movimento Pegorale, la rete, te lo dicono anche che stanno per acchiappare i pesci, dei patrioti, Pagorella, c'è una mezza svastica qua, però insomma non vediamo cose che non ci sono, ok? Vediamo cose che ci sono e possiamo vedere. Andiamo sul loro sito, andiamo qua, specificatamente, poi andrò su quell'altra immagine. Specificatamente loro dicono nel loro manifesto del partito, dicono, per questo motivo noi vogliamo che lo Stato metta in atto un'efficace opera di contrasto all'eccessivo potere delle società farmaceutiche nell'ambito della produzione e della diffusione dei farmaci, e in particolar modo di un bene sensibile come quello dei vaccini. Bene, è un bene, è un bene il vaccino, molto sensibile, anche molto sensibile nei tuoi confronti. Allora, chiediamo che tutti i vaccini obbligatori siano di produzione pubblica, pecora! Tutti i vaccini obbligatori siano di produzione pubblica, garantita e controllata dalle tue tasse, zombie. Produciamo il veleno. Controllata dallo Stato, lo deve controllare, pecorella. Eventualmente con l'ausilio di esperti indipendenti. Hai fatto controllare. Poi, vediamo qua, pecorella mia. In particolare proponiamo di valutare l'opportunità di coinvolgere lo stabilimento chimico farmaceutico militare per la produzione pubblica di vaccini. Pegorella! Pegorella! Ah, ma perché continuo a parlare in un cimitero? Non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Torniamo un attimo all'ultimo. Questo è l'ultimo e poi me ne vado. Perché ho già perso troppo tempo. Qui parlano di che per la sicurezza della pecora, dico, una volta che l'abbiamo inoculata, diciamo, la pecora deve essere anche sicura, no? Lo zombie che ha preso la dose annuale, chissà quante do a quanto in quanti in che numero consiste questa dose annuale delle pecore. Questo è il partito di quelli estremisti, contro tutto questo, eh? E qui dicono per la sicurezza delle pecore, no? Loro dicono che noi vogliamo l'aumento del numero degli effettivi delle forze armate ad almeno 200.000 unità. Più polizia, più forza armata. L'istituzione di una milizia armata nazionale su base volontaria e territoriale che affianchi le forze armate occupandosi precipuamente
Questa è una parola nuova, io sto imparando parole nuove oggi, precipuamente. Che sono un ignorante di questa parola. Della difesa del territorio nazionale. Una milizia simile al modello svizzero che garantisca la pronta disponibilità di personale da impiegare sul nostro territorio. Quindi adesso arriva il mio commento a tutto questo. Laddove se ne rendesse necessario l'impiego, senza ricorrere al personale, ai mezzi delle forze armate. Quindi, piccolo flash così buttato lì proprio in questo cimitero di morti. Sapete, pecorelle, dove la sicurezza è maggiore? In quei stati dove tutti i membri di quella comunità sono armate, pecorella. Sì, pecorella. Magari ti hanno fatto una testa, ti hanno fatto il lavaggio del cervello anche su quello. Tu hai paura delle armi, pecorella, ma quello è il modo migliore di difendersi per la tua sicurezza, pecorella. E infatti, dove ci sono queste tragedie di questi giovani mind control, telecomandati, diciamo, che vanno a fare una strage in città grosse dove le armi non sono disponibili per la pecora, per il cittadino comune, diciamo. E quindi lì fanno una strage perché sanno che nessuno è armato e quindi sono lì, pronte ad essere sbranate come queste pecorelle qua col cuoricino. Dove stanno le pecorelle? Dove sta quell'altro che dice noi siamo amore? Ecco la pecorella. Dove vedo il criminale, no? Che deve fare una rapina, deve ammazzare, deve rubare qualcosa. Dove, quando vede un popolo così pronto ad essere sbranato, va tranquillo. Ma tu prova, per esempio, in stati, per esempio, del sud, in America, dove la gente, anche se anche lì piano piano li stanno disarmando tutti. Prova a fare qualcosa, prova a fare il matto armato in mezzo a tanta gente che è armata. Sei finito subito. E ovviamente se tu fai il matto, perché ovviamente se tu vuoi uccidere qualcuno, lo puoi fare anche senza le armi. Quindi è l'intenzione dietro le armi, no? Non è l'arma in sé che è il problema, no? Ma ovviamente siccome a te, pecorella, è stato fatto un lavaggio di cervello, ti hanno detto anche, insomma, ma no, ci pensa il tuo creatore, non ci pensa. Le armi, ma sei veramente un, ma cosa? E quindi questo per dire che, insomma, in Italia siamo già morti. Siamo già morti, noi siamo proprio pecorelle già, neanche i piedi abbiamo, siamo lì pronte, già cotte, pronte per essere mangiate. Capite, pecore? Vai, gorilla.